Allora, eccoci qua, bentornati con TV Unara nella terza parte, ce ne saranno qua quattro, dunque siamo negli ultimi 50 minuti totali di trasmissione. Allora, prima però di andare a continuare a quello che abbiamo detto finora, vi diciamo che a San Giovanni Valdarno, e ne parleremo proprio anche di questo più avanti, nei minuti andando avanti, magari anche fra poco, perché chissà che non arrivino i risultati, sono chiuse da 15 minuti circa le urne delle primarie del centro-sinistra di San Giovanni Valdarno e sapremo a breve, a minuti, chi è il candidato a sindaco del centro-sinistra per San Giovanni Valdarno fra Vadi e Frosali. Prima però di andare ad iniziare, io direi di alimentare il dibattito con questo messaggio WhatsApp. Intanto prima la ragazza, signora ragazza, in realtà una ragazza che ha scritto era una figlia di un lavoratore, appunto su un messaggio. Adesso però leggiamo un altro messaggio. Perché la FIOM continua a non rispettare la tregua mediatica necessaria allo svolgimento della trattativa richiesta ripetutamente dal governo italiano e bielorusso? In ballo ci sono gli interessi di tutti i lavoratori in cassa integrazione, non solo quelli della FIOM. Campo Filoni. Leggiamo tutto, anche sì, le critiche. Sì, certo. Ma il governo non ha chiesto nessuna tregua, non mi risulta la tregua mediatica. La FIOM non rispetta, la FIOM rispetta i lavoratori. E rispetto ai lavoratori che dal 21 dicembre sono senza stipendio perché non gli sta arrivando la cassa, la FIOM rispetta quello che è stato firmato come FIOM, FIM e UIM il 21 di dicembre e il 2 di ottobre, dove è stata chiesta la reindustrializzazione. Noi abbiamo, in quell'accordo abbiamo scritto verifiche sull'avanzamento della reindustrializzazione trimestrale. Sono passati 6 mesi, quindi non risulta e non c'è nessun veto mediatico fare una discussione, riportare la vertenza all'attenzione di tutti. Credo che sia propedeutico nell'interesse di tutti, lo spiegavo prima. La FIOM sicuramente non fa il tifo perché la Bekaert guadagni più soldi, sta già smantellando i macchinari, li sta vendendo la corderia, sta vendendo pezzi anche di impianti, li sta proprio vendendo. Quelli che non riesce a vendere, attenzione, li distrugge, è una cosa, quindi una storia, certo? sì, per certo, quelli che non riesce a vendere li distrugge, quindi è una cosa di un aberrante che fa veramente rabbia. È grave, purtroppo possono farlo perché è grave per loro. È grave per l'impatto, soprattutto stiamo parlando della BMZ, che è un'azienda che è stata annunciata il 21 dicembre al Ministero dello Sviluppo, il Ministero del Lavoro aveva firmato la cassa, su 4 c'era ancora la riservatezza di 4 soggetti interessati, ma su quello nelle condizioni più avanzate di trattativa BMZ è stata ufficializzata il 21 dicembre, quindi non c'è nessun segreto di chissà come. Come abbiamo detto prima, il Ministro ha fatto uno spot pubblico che dava la mano al primo ministro Ramas, primo ministro bielorusso, quindi non capisco qual è il silenzio mediatico. Noi abbiamo la necessità invece di dire a tutti che lì dentro c'è una proprietà che non si presenta al tavolo, di dire a tutti che c'è la Bekaert che sta guadagnando, ha già guadagnato 2.800.000 euro, perché 70 lavoratori sono usciti. Io credo che non sia più accettabile che ne guadagni degli altri, e credo che si debba dare un messaggio perché tutti d'accordo siamo così, che si dia forza alla trattativa perché il 28 si vada al Ministero con una posizione unica, che è quella di 246 lavoratori, quindi futuro per tutti, che nessuno pensi di poter fare piani strani a due velocità dove dei lavoratori entrano prima e entrano dopo o una parte dei lavoratori sono esclusi, perché unitariamente abbiamo sempre detto e ribadiamo che ci deve essere il futuro per tutti i lavoratori alle stesse condizioni economiche e salariali. Perché non l'hanno chiusa i lavoratori della fabbrica, quella fabbrica è stata chiusa dalla Bekaert, certo. I lavoratori hanno subito la violenza, ora avere anche un'altra violenza sarebbe assurdo. Quindi diciamo che il vostro è una tattica mediatica, lo ricordiamo tra l'altro, l'ho detto, ogni sigla sindacale ha diciamo la sua tattica, se vogliamo dire, insomma c'è chi ha un, Begassini me l'ha confermato, della FIOM CISL, anche la UILM, diciamo più un silenzio mediatico, mentre invece la FIOM ha deciso di manifestare, ma ognuno ricordiamoci anche che in questi giorni c'è stata una vicenda, ora non voglio fare parallelismi, però questo territorio ha già vissuto una cicatrice tremenda che si chiama Electrolux, e in questi giorni c'è stata la Blue Tech dei Termini Imerese, cioè qui i riflessori vanno tenuti accesi e ben puntati, perché anche il soggetto che viene ad industrializzare
figline, deve essere un soggetto che a cui gli va fatto veramente l'analisi del sangue e va monitorato. Non è possibile una vertenza di questa importanza, di questa portata, tenerla nel segreto. Ricordiamoci che Film e Fiamme Wim hanno fatto una richiesta per entrare dentro lo stabilimento e fare, come dire, plasticamente lo stato dell'arte di cose ancora montate, di cose ancora non montate, e Berto non ci ha risposto. Quindi sono più di un motivo. Stare zitti è, come dire, una posizione rispettabile, per carità di Dio. L'unità di intenti e l'unità sindacale l'abbiamo ribadita 100.000 volte, martedì, lo ripeto, i tre segretari Fiamme Fiamme Wim si incontrano per definire insieme la strategia che adotteremo il 28. La Fiamme ha voluto alzare la voce, riportare sotto riflettore l'avvertenza, perché siamo in una fase fondamentale e importante. Dovremmo fare una trattativa col soggetto. Lo avete fatto a Palazzo Vecchio, a Ponte Vecchio con questo striscione, certamente d'impatto, insomma, uno striscione a Ponte Vecchio ha il suo impatto, e quindi per l'impatto non c'è dubbio che avete centrato l'obiettivo. Qui scherzosamente scrivono, ma noi leggiamo tutto, Giannino Tarchi t'ha perso anche stasera. Da sarebbe T apostrofo H alla toscana, ma diciamo perché ha scritto T e basta. Va bene. No, tra l'altro c'è stato il derby San Giovanni Montevarchi 0-0, con una cornice pubblico strepitosa, però le emozioni in campo ci sono state, però nessun gol, dunque alla fine diciamo ha vinto il pubblico, se vogliamo dir così. Tarchi, vi incontrate ogni martedì, giusto, per fare questa scena. Com'è nata questa idea? Cosa vi dite, visto che comunque siete uniti tutti insieme in questa scena, in queste serate? Magari non tutti partecipano a tutte, però insomma. No, infatti, anche perché tutti non ci sentirebbero certo la stessa sera, quindi no, si va. Andiamo ogni due o tre volte e ci troviamo. Si continua a stare insieme perché ormai si era abituati a stare insieme. Sono persone che stavano insieme tutti i giorni. Cosa vi dite? Festivi. Cosa vi dite in questa scena? Parlate di lavoro, ovviamente anche di altro, però magari parlate sempre un po' di lavoro, di quella che è la situazione. Sì, se ne parla, ma in maniera, diciamo, superficiale. Anche perché si è deciso che lì dentro non si devono... Si fa per stare insieme, non ci devono essere politicizzazioni o sindacalizzazioni. Si parla di quello che si sa e non di quello che dice uno o dice un altro. Io quando mi chiedono qualcosa, io sto sempre alle cose che sono ufficiali, e il momento certo. Per me d'ufficiale non c'è niente, quindi dico sempre per ora non c'è niente di nuovo, insomma. Allora, sì, certo, Massimiliano Rossi, lavoratore. Sì, niente, allacciandomi appunto a questi incontri che ogni martedì avvengono in Cesto a Figli di Valdarno, vorrei sottolineare l'importanza di amici e compagni, colleghi di lavoro che sia durante il presidio sia adesso stanno facendo un lavoro in penombra, ma che è fondamentale per mantenere l'aggregazione e la vitalità che avevamo come abitudine giornaliera e mantenere anche l'unità di intenti. Tralasciando il fattore che può essere polemicizzato, quindi politico e sindacale, però stare insieme per noi in un contesto amichevole ci fa capire che siamo dalla parte giusta, e quindi io vorrei fare un elogio pubblico al presidente del circolo aziendale e ai collaboratori che dal 22 di giugno si sono spesi e si stanno spendendo perché nessuno di noi si senta solo, come anche lo stanno facendo le organizzazioni sindacali in maniera unitaria. La nostra forza è sapere che nessuno è solo, è fondamentale. Devo ringraziare soprattutto chi cucina sempre. No, perché sono sempre più o meno i soliti che lo fanno tutte le settimane. In maniera volontaria. Certo. C'è l'aspetto sociale che è interessante, sì. Di questa vicenda, dicevamo appunto, uno degli aspetti più giovani.
Allora, no, proprio su questo discorso della vicinanza delle persone che vi tenete tra virgolette compagnia, ora è brutto dirlo, ma così per intendersi fra di voi, è arrivato un messaggio che casca a fagiolo: ragazzi, non mollate perché grazie a voi arriverete, grazie a voi, questo è interessante, grazie a voi stessi arriverete all'obiettivo. Filippo da Terranuova. Dunque, interessante questa cosa che è capitata a fagiolo mentre stava dicendo proprio lei questo ragionamento. Adesso però andiamo a sentire le parole di un'altra sigla sindacale che non è potuta essere con noi, meglio non è con noi perché non ha accettato l'invito, lo ricordiamo, ma ben venga, insomma, magari in altre trasmissioni saranno con noi, cioè la FIM CISL, che questa settimana ha fatto un'assemblea con i lavoratori e noi andiamo a sentire le parole di, non è questa regia, è quella prima, sentire le parole di Alessandro Beccastrini, che è il segretario generale della FIM CISL di Firenze e Prato, anche credo, Firenze e Prato. Andiamo a sentire Beccastrini in questa intervista, è un servizio TG di questa settimana, andiamo a rivederlo. Comune di Figline, Incisa Valdarno, Figline Valdarno in questo caso, la piazza, la splendida piazza vicino alle nostre spalle. Siamo con Alessandro Beccastrini di FIM CISL, il tema sempre Bekert, una importante riunione qui svoltasi al Circolo Fanine dei Figline. Beccastrini, qual è l'esito di questa riunione? Ma l'esito intanto è che c'è stata una grande partecipazione dei nostri iscritti e lavoratori. Avevamo una sala strapiena e non c'era uno all'interno della sala e non fosse un lavoratore, e quindi questo per noi è molto importante e significativo. L'esito è quello che i lavoratori, gli iscritti, ci hanno dato un mandato a proseguire una trattativa senza nessuna strumentalizzazione politica, perché abbiamo la sensazione che qualcuno voglia trascinare questa vertenza esattamente dove vorrebbero alcune forze politiche, o magari anche tutte le forze politiche. Siamo vicini alle elezioni e questo paese, lo sappiamo, quando si avvicina a questi particolari momenti fibrilla un po'. Quindi i lavoratori ci hanno dato un mandato a continuare la trattativa, e sia solo e soltanto sindacale. Noi quindi aspetteremo il 28 per le comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico sulla partita della reindustrializzazione. Nel frattempo la FIM farà tutti i passi per chiarire invece dove è fermo l'iter burocratico dell'approvazione del decreto sulla cassa. La riunione si è appena conclusa, una grossa partecipazione, come ricordava Beccastrini. Quali sono le vostre aspettative a questo punto? Ma le aspettative sono riposte molto sull'incontro del 28 al Ministero dello Sviluppo Economico per capire la reindustrializzazione a che punto è. L'importante sarebbe avere a breve un compratore che poi inizi tutto l'iter per iniziare a produrre. L'aspettativa maggiore è questa. Il 28 al Ministero dello Sviluppo Economico è fondamentale e importante per capire lo stato dell'arte della reindustrializzazione a Figline. Allora, siamo tornati in studio. Prima però di andare a sentire le altre voci, leggiamo velocemente un altro messaggio che ci arriva sempre da un telespettatore. Non solo grazie a loro, probabilmente si riferisce ai lavoratori o comunque alla FIOM, non stanno lavorando solo loro, altrimenti si rischia di dare un'immagine sbagliata della situazione. Non lo abbiamo già detto, ovviamente sono tutti i lavoratori insieme che stanno facendo questa sera sono soprattutto FIOM CGL presente, perché gli altri non hanno accettato l'ospitata. L'ho già detto 5 volte, ma va bene, perché magari qualcuno si sintonizza adesso, non per forza bisogna seguire 2 ore di trasmissione, ci mancherebbe altro. Sono il primo a dire andate qua e là per le trasmissioni, anzi credo sia iniziato anche porta a porta, non so se c'è, è bellissimo, invece che fare uno a uno fate uno e basta e siete su Rai 1, è semplice, la magia della televisione. Allora, battuta e poi torniamo a sentire anche la Wilma, sì, buonasera, se per piacere può fare qualche domanda a Filippo Pesci, altrimenti si addormenta. Ed è Alberto questo, non so se, che ha il simbolo del toro. Sì. Okay. Purtroppo sono ragazzo. Ha ragione Alberto, mi pido un po' di sonno. Davide Materazzi della Wilm, andiamo a sentire le sue parole. Dunque, dopo aver sentito anche FIM CISL, andiamo a sentire anche la Wilm. Abbiamo voluto buttare dentro anche queste interviste che abbiamo fatto tra l'altro questa settimana, non una vita fa, e dunque magari sentire anche le altre posizioni dei sindacati, nonostante non siano con noi questa sera, ci sembra giusto dare comunque spazio a chi comunque non ha accettato di essere qui, ma noi gli vogliamo dare spazio perché ci sono tanti lavoratori che dipendono anche da questi sindacati e anche loro si siederanno al tavolo il 28 di marzo.
Continua il caso Bekaert con prese di posizione dai vari schieramenti sindacali. Abbiamo sentito la FIOM CGIL, oggi sentiamo la UILM che vuole precisare un punto cruciale di questa vicenda, cioè la presenza di aziende interessate. La FIOM denuncia il fatto di non aver notizie su questo, la UILM vuole precisare appunto che le aziende interessate alla reindustrializzazione, dunque all'acquisizione dello stabile, vogliono riservatezza, è così Materazzi? No, assolutamente, anche nell'ultimo incontro che abbiamo avuto in Regione Toscana non era presente l'advisor che sta seguendo questi contatti con le aziende, però ci ha fatto appunto presente che c'era una fase di riservatezza perché sono alla fase quella cruciale dove le aziende stanno formulando quelle che sono le loro bozze, diciamo, industriali da presentare nel prossimo incontro al Ministero che indicativamente dovremmo avere nel mese di marzo. Ecco, quindi, c'è speranza per la reindustrializzazione e quindi nonostante le notizie non arrivino anche da Di Maio, come abbiamo detto anche in passato, si sta in realtà muovendo, voi avete delle notizie che in realtà sotto traccia si sta muovendo la trattativa? No, assolutamente, tutte le indicazioni che abbiamo sono quelle che comunque le trattative stanno andando avanti. Sono complesse perché ovviamente c'è un'azienda come Bekaert che sta abbandonando il territorio, che però dovrà vendere l'attività e tutto quello, ha fatto una valutazione di quelli che sono i macchinari che metterà a disposizione chi verrà, così come ha fatto una valutazione del prezzo del sito produttivo, quindi non soltanto ovviamente le mura ma anche tutti gli asset industriali. E questa appunto è una fase delicata, perché oltre a questo appunto il Ministero e il Governo dovrà valutare anche la concretezza di queste offerte di queste società che si sono affacciate, che sono 5, ma ci dicono anche qualcuno dell'ultimo momento che si è aggiunto a queste 5. Allora, abbiamo sentito anche Materazzi della UILM e ha parlato che c'è la riservatezza per il discorso che comunque ci sono queste aziende, o comunque l'azienda, in questo caso BMZ, che è quotata in borsa e quindi c'è riservatezza, non si sa niente per questo motivo. Campofiloni, quindi fondamentalmente bisogna aspettare solo quando diranno sì, ok, vi diamo le chiavi, lei è l'azienda che ha comprato. Perché prima c'è riservatezza, nel senso questo è venuto fuori, è così o no? No, non è così, perché siamo all'interno di una procedura che si chiama la 223 del 93, che è una procedura di cassa integrazione dove è prevista la mobilità, c'è una reindustrializzazione, c'è una cassa integrazione aperta dove è vincolato alla reindustrializzazione del sito, cioè ci si dimentica forse, ma non credo, che tutto debba passare da un accordo sindacale. Quindi se non c'è un accordo sindacale quel sito non potrà essere industrializzato solamente con un atto di governo, deve passare per forza da un accordo quadro di concerto con le istituzioni, ma soprattutto con un accordo sindacale, perché vanno trasferiti dei rapporti di lavoro da un soggetto a un altro. Quindi la riservatezza, le posizioni di FIM e di UIM sono assolutamente rispettabili. Non ho capito sinceramente su la speculazione elettorale, non ho capito. Noi facciamo una cosa, comunque ha detto anche una cosa che in realtà ha detto anche Calosi, cioè c'è un rischio che arrivino in molti a parlare adesso di Bekaert perché ci sono loro e dire che siamo bravi noi, risolveremo tutto per prendere qualche voto. Questa è la paura che ha esposto anche Calosi. È una paura, se è così impostata, sì, è una paura credibile, dato che il 4 di febbraio Di Maio, come dire, tiene l'asso nella manica, l'incontro con Ramas, che sa solo lui quello che si sono detti, perché non è mai stato. Lo potrebbe tirare fuori prima delle elezioni e utilizzare quella carta prima delle elezioni. Io mi auguro, come dire, le persone in carne ed ossa hanno necessità di sicurezza, di certezza e di lavorare, perché poi quando i riflettori si spengeranno sulla Bekaert e quando arriverà il soggetto e quando saranno passati dei mesi, speriamo avendoli industrializzata, poi le organizzazioni sindacali, ed è questa la cosa vera,
continueranno a essere dentro a quello stabilimento e continueranno, quel soggetto che arriverà, a contrattare le condizioni di quei lavoratori, come si lavora, i turni, quelle che sono i carichi di lavoro, e spariranno i politici, spariranno, come dire, tutti questi soggetti che si fanno oggi selfie. Quindi si passa dai sindacati ora, saranno i sindacati anche dopo, ed è importante fare che siano al centro della discussione. Pubblicità, torniamo fra poco.